Eccoci qua, finalmente Maguire si fa rivedere in nuove foto. Queste sono foto scattate proprio qualche giorno fa con lui e la sua bellissima fidanzata. Dalle foto c'è chi dice di no, c'è chi dice di sì, ma a me sinceramente sembra che Maguire sia tornato in forma. Stiamo parlando comunque del fisico di uno che ha più di 40 anni. Quindi magari non avrà la tartaruga scolpita, non avrà un fisico da ragazzo giovanissimo, però insomma qui se vedete la parte dei muscoli del braccio mi sembra abbastanza gonfi, mi sembra che abbia il braccio abbastanza grosso, quindi secondo me una piccola, diciamo, un piccolo allenamento l'ha fatto. Cioè, secondo me, un po' in forma è tornato. Poi, ripeto, per quello che deve fare, cioè indossare il costume di Spider-Man, non credo che debba mettersi in forma veramente alla Thor. Cioè, non credo che debba avere un fisico scolpito alla Thor. Deve avere un fisico, secondo me, accettabile per indossare il costume. Perché alla fine ha fatto Spider-Man 3 e Spider-Man 3 non è che fosse praticamente, cioè particolarmente magro. Un po' di panzetta c'era, questo dobbiamo dirlo. Rispetto al Spider-Man del 2002, dove il fisico era veramente scolpito, poi nel 2007 si è lasciato un po' più andare. Però aveva il fisico giusto, il fisico adatto per mettersi il costume e via. Quindi era più che accettabile. Ma non solo questo, non solo questo, non abbiamo solo questa news. Penso che tutti quanti conosciate il Tonight Show di Jimmy Fallon. Giovedì avremo anche Andrew Garfield. Ah no, ma è domani, aspettate, aspettate, ho sbagliato. Ho detto giovedì, volevo dire martedì. Questo che cosa significa? Allora, partiamo col dire che Andrew Garfield andrà a questo show con l'intenzione principalmente di parlare di un altro film che dovrebbe uscire a breve, che ha registrato un paio di mesi fa. Ma sapendo tutti i rumor che ci sono su Spider-Man, che ci sono stati, insomma, in questi mesi, mi sembra abbastanza ovvio che gli verrà fatta una domanda per quanto riguarda Spider-Man No Way Home. E allora il mio discorso adesso qual è? Il mio discorso è che nel momento in cui gli verrà chiesto se lui fa parte del cast di No Way Home, le risposte potranno essere alla fine due. O dice che non può dire nulla e quindi sarebbe un po' una conferma del fatto che c'è qualcosa, c'è insomma lui all'interno del progetto, oppure potrà rispondere liberamente senza grossi problemi perché lui non ha problemi a parlarne non facendo parte del film di No Way Home. Quindi sarà interessante vedere anche Garfield cosa avrà da dire su un'eventuale domanda, perché penso che gli faranno una domanda, cioè se non gli fanno domande su No Way Home, cioè sto Tonight Show è uno schifo. Ovviamente potrebbe anche dire che non c'è, ma potrebbe anche essere una bugia. Quindi diciamo che beh, in questo caso diventerebbe un po' complicato capire se lui c'è oppure no. Però spero che dica che non può dire nulla, perché se dice così vuol dire che in realtà c'è. Quindi speriamo che ci dia una risposta che possa portarci a qualche conclusione interessante. C'è anche un'altra news che riguarda il trailer di Venom. Quindi oggi abbiamo preso un po' tutto, abbiamo preso Maguire, Garfield e parliamo anche di Venom. Allora, Daniel RPK qualche settimana fa aveva detto che probabilmente il trailer sarebbe uscito, diciamo, nell'ultima settimana più o meno di aprile. Ora però lui dice: non ho mai avuto una data specifica per Venom 2, ho solo sentito che sarebbe uscito presto. Ho pensato ad aprile, non menzionerò Venom 2 fino a quando non avrò la data specifica, quindi non chiedermelo. Ora, caro Daniel RPK, noi ti vogliamo bene, sei un leaker abbastanza affidabile, però proprio perché sei un leaker devi stare attento a quello che dici, perché se tu dici trailer di Venom 2 in arrivo presto, probabilmente settimana prossima, la gente che non ha pazienza, che è irrequieta,
inizierà a romperti le scatole perché aspetta il trailer di Venom 2 proprio settimana prossima, come dici tu. Io avrei detto semplicemente: il trailer di Venom 2 uscirà presto, ma senza dire quando. Cioè, se tu non lo sai, che cazzo dici a fare probabilmente settimana prossima? Stai zitto e di soltanto che il trailer uscirà presto. Punto. Punto, non andare oltre, perché poi lo sai che la gente su Twitter inizia a farsi le pippe mentali, inizia subito a dire: ah, ma allora adesso esce il trailer, allora adesso. No, se tu non lo sai, stai zitto, perché tu sei un leaker e ogni cosa che dice un leaker la gente la prende per buona. Quindi Daniel RPK si è messo questa volta in una situazione un po' scomoda. Però, insomma, abbiamo appurato, abbiamo capito che ad aprile non è uscito niente, quindi non ci resta altro che attendere e vedere se magari uscirà nella prima settimana di maggio. Speriamo, speriamo.